Ciao a tutti, allora provo a registrare finalmente un Get Ready With Me, giusto perché oggi non lavoro e quindi posso permettermi di perdere un po' di tempo. E proviamo un po' di prodotti nuovi, insomma, ho comprato il Cosmo Prof, giusto per fare due chiacchiere. Non so come si vedrà perché sono in soggiorno e ho la luce naturale sparaflesciata perché c'è una giornata stupenda fuori. Però appunto solo per fare quattro chiacchiere, quindi amen. Allora, comincio. Solito matitore di Kiko doppio, sono senza smalto perché lo devo cambiare. Quindi sotto l'arcata, che non ho mai abbandonato. Io sto prodotto, lo adoro. Dicevo, c'è una giornata stupenda oggi. Oggi è il martedì dopo Pasquetta e mi è stato dato un giorno di ferie che ho apprezzato particolarmente, visto che non capita mai una cosa del genere. Metto quello shimmer intorno alle labbra, perché in qualche modo si deve consumare sta cosa, se no non si consuma mai. Perché poi, non mi ricordo, in un video una ragazza mi ha detto: ah, sta cosa shimmer intorno alle labbra non mi piace. Ma dal vivo si vede a malapena, io non so in video come si veda. Ma del resto io devo fare i conti con sta cosa, solo che è una battaglia persa, per quanto uno possa, cioè, o una ribadisce di continuo che la resa in video e dal vivo purtroppo è diversa, e che non ho intenzione di farci granché, perché non è la mia attività principale questa della vita, e io mi accontento di quello che mi fornisce la mia videocamera. Non ho intenzione di comprarmi roba più professionale, perché la mia videocamera non è neanche malvagia. Quindi allora, di che volevo parlare? No, niente, oggi appunto sono libera, devo andare in posta a ritirare un pacco, una raccomandata, che potrebbero essere due cose diverse. Allora, vado a usare intanto per le sopracciglia il prodotto di Inglot. Madonna quanto mi piace il pottino, non avete idea, è proprio piccino piccino. Io ho il numero 20, che è perfetto. Stavolta però non vado a usare il pennellino, quello che ho comprato al Cosmo Prof di Makeup Forever, perché mi sono resa conto che dipende dal tipo di setole. Alcuni prodotti non vanno bene, cioè nel senso, alcuni pennelli con alcuni tipi di prodotti non vanno bene. Quello di Makeup Forever lo vedo più per un prodotto secco, questo è ancora, essendo ancora molto liquido, e come vedete tinge tanto. Secondo me darà il meglio di sé quando si seccherà un pochino questo. E sto usando il pennello di Zoeva, il Brow Line, il 322. Quindi devo andare a ritirare questo pacco e potrebbero essere due cose. In entrambi i casi sono contenta perché non vedo l'ora per entrambi i pacchi, perché sto aspettando un pacco da AliExpress che sarebbe il set di pennelli, quelli ovali, quelli stile spazzola. Sto prodotto è talmente pigmentato che con una pucciata praticamente ci faccio tutte le sopracciglia. Devo ancora solo trovare la manualità giusta e capire con quale pennello mi ci trovo meglio. Con questo non è male. Probabilmente devo prelevare ancora meno prodotto, però fino adesso l'ho provato. No! Ecco, mi vede parlare. L'ho provato due o tre volte, dice, c'è Zoya che si croggia al sole sul davanzale. Fino adesso mi è piaciuto, insomma. Anche se in realtà per il momento sto usando il prodotto di Kiko, cioè la matita di Kiko, perché vorrei togliermela prima di che cominci il caldo, perché col caldo io di quella matita non mi fido. Mentre tutti i prodotti in crema sono gli unici di cui appunto mi fido, e quindi me li conservo per il periodo più caldo. Quindi aspetto o il set di pennelli da AliExpress pagato tipo 16 euro, quanti ne ho visti in fiera, solo che tanto, a parte che i giorni in cui sono andata io non li vendevano questi set, perché li ho visti anche nei padiglioni cinesi, coreani, ma secondo me non me lo davano a 16 euro quel set lì. Per quanto ce ne siano di diverse qualità, quindi non è detto che il mio sia. Cioè, ce n'erano anche su AliExpress stesso, ce n'erano da 100 e passa euro, quindi.
Non so se si sente la lavatrice comunque. Quindi devo andare a ritirare. Ah, l'altro pacco, che secondo me è più probabile che sia lui. Credo, perché come spedizione dovrebbe essere un pochino più veloce in realtà. È un pacco da New Dress. Dove mi hanno fatto scegliere un po' di cose e io ho scelto. È venuta diversa questa. Però ho paura a metterci mani e fare più danni. Vabbè, ho alzato un pochino questa. E quindi aspetto appunto sto pacco che ho preso da New Dress. Ho preso, ma non ve lo dico. Allora, correttore Make Up Forever Ultra HD, io ce l'ho nel colore Y31. E ho preso la spazzola famosa che l'hanno preso tutte praticamente lisciante. Perché secondo me, non avendo io i capelli ricci, ma questi sono i miei capelli asciugati naturali, adesso poi devo fare la piega. In realtà ero tentata di andare prima a ritirare il pacco, eventualmente poi farmi lo shampoo. Però ero, vabbè, ero in condizioni pietose, dovevo farmela per forza. Vado a sfumare con la Beauty Blender. Sono curiosissima di provarlo perché appunto secondo me su di me dovrebbe fu poter funzionare bene. Tra l'altro io non ho preso quella che ho visto che hanno preso tutti, perché ce n'erano due versioni. Visto che non pagavo, ho preso la versione più cara. Ho detto voglio vedere che ha di diverso. Allora, sto correttore mi sta piacendo. L'unica cosa, devo capire quanto ne devo mettere su di me. Perché ha una buona coprenza. Devo capire quanto mi posso permettere di metterne per appunto avere l'effetto di coprenza che servirebbe a me. Comunque mi piace come si comporta perché non mi invecchia il contorno occhi, cosa che fa purtroppo tantissimo quello di Urban Decay. Ma una cosa che veramente non immaginate. Zoe, amore mio, che bella. È tra. Io ho una specie di davanzale, cioè sono i doppi infissi. E lei adesso in questo periodo si gode il sole esattamente a metà. Bellissimo. Adesso vado col fondotinta, sempre con le stick di Make Up Forever. Io ce l'ho nel colore 120Y245. Mi piace da morire il packaging, ce cioè non potete capire. Allora, è un filino scuro adesso per me, però considerando il tempo, insomma, va benissimo. Ne vado a spatasciare un po', ma l'ho preso apposta un filino più scuro. Prenderlo più chiaro non aveva senso, visto il periodo a cui andiamo incontro. Anche qua sto studiando quanto devo metterne perché. Secondo me comunque, per quanto molti si lamentino della quantità, non ce n'è poi così poco. Comunque mi sta piacendo un sacco, l'ho usato già un bel po' di volte, penso una decina di volte, forse no, qualcosina in meno, 7 volte sicuro. Insomma, l'ho usato un bel po' di volte, mi piace tantissimo. Ho provato col pennello, mi sa, però forse devo provare un pennello più fitto. Attualmente la Beauty Blender per me è il mio migliore, ma non avevo dubbi. Comunque ha una coprenza medio-bassa, non altissima. Per pelli miste, secondo me, va bene. Per pelli secche mi saprà dire Laura, ma secondo me, volendo anche per pelli secche, ovviamente io lo devo fissare con la cipria. Mi piace perché non mi sembra vi faccia un effetto pesante. Non è la cosa più leggera di questo mondo, per carità, ci sono fondotinta sicuramente più leggeri, però a me piace, cioè, lo trovo proprio anche pratico, mi piace proprio la confezione. Secondo me per fare il contouring cremoso è molto perfetto, infatti Niki Tutorials ho visto che lo usa parecchio. Ora, io come cipria, onestamente, volevo mettere la mia cipria preferita del momento, quella di Sephora, che come potete vedere ho bucato e mi piace tantissimo. Però io ci riprovo perché la sto testando da
L'ho provata un po' di volte, la cipria di Laura Mercier, la Translucent. Ora io ce l'ho in un giardino Neve Cosmetics perché l'ho smezzata con una ragazza, Eloisa, che saluto. E devo capire, cioè, attualmente proprio il mio parere è pessimo, però voglio un attimino, come dire, studiarmela bene. Allora, oggi la provo con un pennello molto fitto, questo qua, è pure un po' tozzo, vabbè, di un pennello cinese, questo qua. Perché ho l'impressione che non mi tenga niente, ma proprio niente, sta cipria. È vero che è sottile, su questo proprio non ci piove. Quindi non mi voglio rassegnare, perché come tipologia di cipria potenzialmente mi piacerebbe tantissimo. Però ho avuto veramente l'impressione che mi tenesse zero. Poi io, siccome sento sempre dire di queste ciprie, ne basta pochissima. Ma quando mai? Io la devo mettere, cioè, meno male che comunque si fa stratificare, essendo sottile e tutto il resto. Cioè, l'ho messa, ho provato a metterne poca con un pennello un po' più ampio, ma non mi basta, cioè, non c'è niente da fare. Quindi ritentiamo con... devo ritentare anche a metterla con la Beauty Blender, che è un metodo ottimo per mettere la cipria, però... ora, oggi non ce l'avevo voglia, voglio metterla con... no, come effetto nulla da dire, perché lì per lì... lo vedo che è bella sottile, che non mi fa gessosa, eccetera, eccetera. Devo capire la tenuta, perché fino al momento non mi convince. Poi, oddio. Quindi, occhi. Siccome voglio provare la tinta di LA Splash, la Ghoulish, la Lip Couture Ghoulish, che non c'entra niente con il clima che c'è fuori oggi, però oggi, visto che non lavoro, perché questa lavoro non credo di potermela mettere, è troppo spento come colore, quindi approfitto. Non so cosa andrò a fare sugli occhi, metto sempre il solito mio ombretto My Favorite Topping di Essence nella piega. E vediamo, vediamo. La vedrei bene abbinata con un ombretto. Niente, io sto ombretto di Essence proprio lo amo, cioè è proprio il mio. Il pennello che uso per la piega è un pennello cinese preso su AliExpress, stile 222 di MAC, per intendere. Se non sbaglio si chiamava proprio così, 222, nel negozio eBay, ma non ha nessun marchio stampato sopra, eh. Però mi ci trovo bene, è proprio il mio pennello da piega. Infatti, ma proprio mai più senza sto pennello. Poi, è che non so cosa metterci nella piega con sto pennello qua. Ah, no, come non so. Perfetto, allora l'ho già provato una volta, lo provo anche insieme a voi. Questo ombretto di Mia Makeup l'ho comprato in negozio, è un ombretto in crema numero 171, Delicious. È un ombretto in crema, l'ho preso al negozio qua a Bologna, al centro commerciale Via Larga, c'è il negozio, il monomarca, ed è questo colore stupenderrimo, bellissimo. Devo dire che non ero mai entrata in questo negozio. Lo metto con i polpastrelli perché già ho visto l'altro giorno, l'ho provato e mi sa che è il metodo migliore. Niente, devo dire che non ero mai entrato, ho pucciato un po' di roba, per carità, i rossetti, tutte le tipo, hanno un sacco di tipologie di rossetti, una peggio dell'altra, vi giuro non se ne salvava uno, tutti una stesura pessima, qualsiasi tipologia, fosse cream... ma proprio una brutta impressione che mi ha fatto, non potete capire. Niente, quindi proprio, però mentre stavo per uscire, ormai proprio ho detto vabbè, non comprerò mai niente in questo negozio. Ho visto questo ombretto in crema, quando ho provato questo mi sono innamorata del colore, perché è molto vibrante, e quindi l'ho voluto, ho provato pochissimo, 4,80 €, quindi comunque, per carità, nulla da dire. Sui prezzi ottimi, però la qualità, boh, mi ha lasciato veramente molto perplesso di sto posto. Onestamente mi stupisco come faccia a sopravvivere il negozio, vabbè. Comunque una cosa carina, devo dire, che non manco una velina qua, un dischetto. In cassa, quando poi ho pagato, mi hanno dato dei fogli stampati così. Cioè, non si presentava benissimo, però l'idea in sé era carina, per carità. In questi fogli c'erano dei consigli
sugli errori più comuni che fanno le persone che si truccano. L'ho trovato un'idea carina, sicuramente. Allora, cosa siamo adesso? Mamma mia, avessi un pannello pulito qua io. Dettagli. Vado a usare, vediamo, vorrei mettere Unrestricted di Nabla nella piega. E mi aiuterò poi a sfumare con Circle, sempre di Nabla. E quindi come idea di per sé l'ho trovata carina. Nulla da dire. Era stampata un po' male in questi fogli A4, un po' grezzi, ecco. Però l'idea era simpatica. Cioè, tra l'altro sono scritte anche delle cose giuste, quindi nulla da dire. Quindi non era portata per fare sto trucco, diciamo che... Ah, mi ero dimenticata di dirlo, non sono nuda. Ricomincia la stagione del non sono nuda. Questa è una specie di salopette jeans tutta unica, un pezzo che mi piace da morire, me l'ha regalata mia mamma, insomma non ho idea di dove l'abbiano comprata. Fatto sta che io penso non l'avrei mai neanche provata una cosa del genere, perché ha detto sicuramente mi farà effetto sacco di patate, e invece mi piace tantissimo. Allora, poi che volevo dire, niente, Pasqua e Pasquetta passata in assoluto ozio, veramente bellissimo. Poi veramente sembra una barzelletta. Domenica una giornata stupenda, lunedì giornata incerta, Pasquetta ovviamente, oggi martedì un sole che spacca le pietre. Ma perché? Cioè, c'è qualcosa nell'universo che ha qualcosa, cioè che ha dell'odio contro la Pasquetta. C'è una roba allucinante. Io quest'anno compio 35 anni, in 35 anni non ricordo mai una Pasquetta. Con il tempo, certo, io non dico che ci debba essere il sole, però dico o piove o non piove, cioè non mi lasciare con questo dubbio che tu dici dai andiamoci a fare un giro anche giardini, che cacchio ne so, in un posto qualsiasi, no, perché non ti posso dare la certezza che tu esci e poi non ti ritrovi fradicia e muori di freddo perché ti sei vestita leggera. Cioè io non lo so, ma mai mi ricordo una cosa del genere, mai. Comunque vado a mettere nylon sotto l'arcata, che da un sacco di tempo che non lo uso, che fa sempre la sua porca figura. Bello, mi piace sto trucco come sta venendo. E nylon anche nell'angolo. Poi sotto, ce l'ho un pennello piccolo, sotto nella rima, sotto la rima delle ciglia inferiori, come cacchio si chiama, sto mettendo Blackberry. Non metto Restricted perché siccome ha dei micro glitter ho paura che poi mi diano fastidio. Poi matita nera, mi sono imposta di finire questa qua di Avon, la Super Shock, che non mi piace. Ma non mi piace per niente. Poi io non lo so, ma nei giorni di fiera, io non so perché il trucco non mi durasse, arrivavo a casa la sera che sembravo una mamma. Non, certo non è così, cioè non... Perlomeno il trucco degli occhi mi dura, invece proprio zero. Una cosa tristissima. Comunque voglio una matita nera, come Dio comanda. Da quando ho finito quella di Armani, vi giuro. Ok. Ma adesso il mascara, sono indecisa perché l'amica Simona mi ha regalato questo di Pupa. Chissà se lo ricorda, era uscito della collezione Pupa. No, non me lo ricordo, insomma quello brugna, ma sì, lo voglio provare. Ah, non ho piegato le ciglia però. Quindi ho piegato le ciglia, vado a mettere questo. Io i vampa li adoro, chissà perché l'avevano tolto sto mascara, secondo me non lo so. Quindi
guance, allora, guance. Intanto vi dico che sono follemente innamorata di sto pennello. Cioè, io non lo so se esista di qualche marca fatto così, ma è una cosa fantastica, veramente. Per mettere, per fare il contouring, tra virgolette, mettere la, anche il blush volendo. Ma per il contouring è qualcosa di meraviglioso. E sto andando a mettere, scusate, il muletto top di MAC. Poi come blush metto questo di The Balm in stain Pinstripe, perché ci sta con questo colore morto, no, con, sì, con, giusto, col colore morto che andrò a mettere dopo sulle labbra. Uso sto pennello Similars, ma questo viene da AliExpress, non mi ricordo, perché questo è molto pigmentato. Anche se in realtà, vabbè, adesso no, lo sapevo, si vede un botto sulla... In anteprima, in video, se ne vede un mezzo chilo. Va bene. Ovviamente ne ho meno della metà di quello che si vede in video. Vabbè, io lo sfumo lo stesso, però... Vi assicuro che ne ho molto meno. Quindi labbra. Sulle labbra avevo messo... un bel po' di burro cacao. Vado a provare questo, secondo me mi sta malissimo, ma vabbè, ma più che altro col sole fuori effettivamente stona un po' questo colore, però lo voglio troppo provare. Ed è Ghoulish, appunto, di LA Splash. Allora, devo dire che come stesura è facile, si stende facilmente, quindi non mi lamento. Una cosa che io faccio dopo, quando si è asciugato, però eccola, però lo farò dopo perché adesso mi vado a fare la piega ai capelli, è mettere questo l'Instant Beauty Cancella Rughe di Godella Palma sopra, lo picchietto sopra, perché soprattutto con le tinte che si seccano abbastanza, le rende confortevoli. Ho scoperto sta cosa, ho fatto la scoperta dell'acqua calda, probabilmente, però funziona e quindi la sto facendo. Soprattutto a distanza di ore, vi dico, veramente vi migliora la confortevolezza. Il colore è fichissimo, peccato che sia invernale, io l'ho comprato adesso e mo m'attacco, perché effettivamente... un po' difficile da, cioè è bruttino da portare adesso, però vabbè, oggi basta, me ne frega, tanto lo so andare alla posta, fare la spesa e tornare a casa, non devo fare nient'altro oggi, quindi basta, vado a farmi la piega, vi faccio vedere il risultato finale con i capelli sistemati magari. Allora, questo è il risultato finale. Trucco degli occhi, questo è il mascara, purtroppo in video non si vede. Mi rendo conto che sarebbe meglio quello nero perché è più intenso, si vede di più, però avevo voglia di provare questo mascara nuovo. Nel frattempo ho messo anche lo smalto, che è di Fabi, della collezione nuova Joy, che è Let's Dance, che mi piace un sacco, poi dall'altro oggi sono in jeans così e mi piace un sacco. E la piega ormai, faccio quasi sempre i capelli mossi perché mi durano di più, perché se li faccio lisci l'indomani mi sembrano proprio... proprio leccati la vacca, come si dice nelle mie parti, e mi piace fare questo mosso perché poi l'indomani ancora mi piace ancora di più, perché basta che gli do un colpo di phon proprio e ho risolto. E basta, niente, adesso vado a prendere, a ritirare sto pacco, qualsiasi esso sia, tanto farò il video, sia che sia il pacco di AliExpress o che sia il pacco di New Dress, perché poi non vi ho detto, ho preso la spazzola lisciante, la... che ho preso poi una maglia, mi pare, e dei patch per il contorno occhi. Se non sbaglio ho preso solo queste tre cose, mi pare di ricordare. Comunque, ci vediamo al prossimo video e baci, ciao!